che sulla sabbia. E c'è, dai, era sbiga. High five. Non so le salse. Cucciolo! Pulcino! Ti dirò. Ciao! Cacchio sta roba! Animalini male, benvenuti in questo nuovissimo video. Come ben sapete siamo andati a San Francisco e c'è stato un viaggio lunghissimo. Sono successe un bel po' di cose. Guardatevi questa avventura targata Mates e mi raccomando lasciate un bel mi piace se volete vedere gli altri video che abbiamo registrato lì. Buona visione! Ore e mezza di viaggio, 6, vabbè, dipende da come andiamo e da quante volte ci fermerà la polizia. Sicuramente anche perché basta guardare chi c'ha la guida per vedere, per essere arrestati. Insomma, visto che Antonio non ha dei problemi con l'alcol, ma ha dei problemi col freno, bisogna ogni tanto se aiuto! Ok, siamo tornati in linea. Andiamo per la prima volta a vedere un botto di cose e sicuramente troveremo qualcosa da filmare durante il viaggio. Che copie, sì. 5 corsia di autostrada e si inizia a giocare a Need for Speed. Soprattutto quando sarà il mio turno per guidare. Paris Hilton sgancia la grana, bastarda, che sei piena di soldi. E nel mentre il primo intoppo per San Francisco è scoprire come l'anno scorso se la macchina è a diesel o a benzina. Finché non lo scopriamo non possiamo andare avanti. Ok, abbiamo appena scoperto che la nostra macchina è a benzina ed è un 4.000 di cilindrata, beve più di un cammello. Però vabbè. La cosa buona è che abbiamo dato i soldi a Suri, che finalmente si rende utile nella vita e va a comprare da mangiare e da bere. Non so perché lo sta comprando dove si distribuisce la benzina, ma vabbè. Quando a Suri chiedi acqua e carne secca e ti torna con patatine e Red Bull. Bel lavoro Suri. L'importante è Better Call Saul. Lui sì che risolve tutto. Come ben sapete, animale animale, in Italia si dice man di pasta frolla. Ecco, qua si dice dita di burro. Allora raga, ci siamo fermati perché Suri voleva andare per figa. Non certo perché, che cos'è? Che cacchio è sta roba? Sei pazzo? Malato, sei da psichiatria. Come potete vedere, palmoni. Ovviamente l'unico che non ha dormito sono io. Sono l'unico di compagnia. Cioè faccio compagnia a me stesso perché insomma qua pareva un cimitero la macchina. Ma non siamo ancora arrivati a San Francisco. Questa è una piccola tappa. Anzi forse sarà un quarto del viaggio perché è veramente lunghissima. Questo è il viaggio. Non caggio sulla sabbia. Aia. Passo maniaco. Questo che sta facendo. Comunque adesso facciamo un po' di foto con lo zaino, perché anche lo zaino dei mates in spiaggia, sapete quanti granchi giganti ci possono stare dentro? Almeno 15. Quindi insomma, se volete andare anche voi a caccia di granchi, lo trovate nel cartolo libreria. Ah raga, quello lo chiamavano saponetta. Che è? Scivola ovunque, scivola. Allora, vediamo un po' le regole della spiaggia. Vietato lanciare la testa dei cani in acqua. Vietato prendere a martellate i cani nelle palle. Sono sempre molto chiari. E anche qua ci sono le paperelle che conquisteranno il mondo. Suri ha appena lasciato una mancetta per questo capolavoro. Quella lì non è una persona, quella lì è fatta di sabbia. Esprimi un desiderio oggi. E tutti hanno espresso lanciando i soldi su una fetta di pizza gigante fatta di sabbia. A Stefano gli manca molto The Forest. Si sta costruendo le armi in real life per accoppare qualcuno. Ma che si lancia di faccia così nell'oceano? Qua ragazzi il fish and chips è così buono che vedete, hanno già pennello, è bello fresco, arriva già pronto. C'è da dire che qua veramente però le regole sono strane. Cioè qua ti dicono che nel bagno pubblico devi entrare in scivolata. E vabbè, proviamo. Au, oh, sono io il capo del mole, capito? Oh frate, scendi un po', è mio qua il posto. Oh bello, comandava lui. Si vede. Raga, Surri, ovviamente PH, ha fatto la foto nel mentre stava per andarsene con l'uccello che fa 10 e dai, era sbiga. Ragazzi, qua hanno dei calzini bellissimi. Sì. 4 paia di calzini, sì, tutta a casa, belli. Eschere. Sì, pronto. Se vedi la mia fortuna, inizia a sganciare due soldi, dai. Dai un po' le monete. E visto che il viaggio è lungo, animale animale, mi diverto a guardare le streaming. La telecamera di casa mia. Vediamo cosa sta facendo Sabrina. Sta con Andrea.
Non starei editando. Sono uno stalker. Dopo 3 ore di guida, lo zio di Favij ha perso la presa e quindi mi tocca guidare a me. Purtroppo il mio navigatore sarà Surry e non so dove ci porterà. Ci vediamo a San Francisco. Forse. Che fa, morso Stinar KFC? E dai, si è fatto buio, è infinito sto viaggio. Papa Burger, per un panino della Madonna. Ciao frate, hai? So, we're gonna take a bucket with, maybe two, with 40 tender. Ah, what? Sono 40. We want 40 piece of tenders. 40, yeah. 40 tenders and 4 bottles. Yeah. Thank you. Finalmente torniamo al KFC dopo tantissimo tempo. Dopo l'America e la volta ancora prima dell'America. L'altra America. Mentre la prima volta eravamo io, Surry e Fabio Z. Vi dico questo. Thank you, man. Good evening. High five. Bye. Allucinante. Questo dovrebbe essere lo spuntino prima di cena. Antonio, sei contento? Sei contento? Sono incazzato nero. E mentre Surry va a prendere un quintale di carta, perché sicuramente ci smerderemo, faccio il test di assaggio. Questo è salsa. Creamy buffalo, ma che crema di bufalo. Ma che salsa è? E dopo 7 ore di viaggio, di cui 3 ore e mezza le ho guidate io, siamo arrivati a San Francisco, nel parcheggio di San Francisco. Raga, si muore di freddo qua. Comunque, non ho ancora registrato niente, perché in mattinata non abbiamo fatto niente di particolare. E adesso siamo andati sulla costa. Fa un botto di freddo, ma è molto figa. Un po' come funziona qua, che è leggermente diverso da Los Angeles. Ti dà tutte le indicazioni col disegnino, perché se tu fai un bagno sulle onde troppo alte ti puoi far tipo risucchiare in questo posto, che appena entri in acqua le onde formano questa specie di solco che, se tu continui a stare in balia delle onde, ti continua a risucchiare qua tipo come una lavatrice. Quindi non è molto bello, direi di no. Ti indicano anche la via per scappare dallo tsunami quando cerchi di nascondere un sottomarino sotto un manto di erba. Vi ho scamato. In realtà quella è una base militare. Forte zancudo, spostati. Insomma, stai già facendo il cosplay del barbone. Non è che perché a San Francisco è pieno, lo devi fare anche tu, Cucciolo! Pulcino! Ciao! Antonio, arriviamo tardi al ponte, accelera! Eccolo laggiù! Guardate quanto è bello, guaglio! Ragazzi, questo ponte era così lontano da San Francisco stesso che mi è toccato pisciare dentro una bottiglia. Cavolo, ragazzi, siamo a metà giugno, quasi luglio, e fa un freddo cane qua a San Francisco. Cioè, muori di freddo, cioè, diventi un pinguino. Eccolo lì! Da qua sembra piccolino, ma in realtà è enorme. Questo scendiamo su da questo specie di sentierello per vedere se siamo meglio. Antonio, guarda un po' se ci sono serpenti e vipere. Poi fammi sapere. Raga, ma siamo di fronte a un dirupo. Che è? Tra l'altro qua c'è veramente un paesaggio. Eccolo lì, si vede un filo meglio. Non l'ha voluto. Che schifo! Dai, una bella pisciata giù dal dirupo. Hello darkness, my old friend. Raga, sto rumore e questa ambientazione sembra di stare su Dead by Daylight. No, stanno anche le varie cose di come è stato costruito, eccetera, eccetera. Mi sa che questo è un pezzo che era un po' difettoso. Surry l'hai costruito tu, sicuro. Le costruzioni sono perfette, le guardi malgraftite. Sì, che lo guardo, ma mi sa che in real life scarseggia un po'. Beh, tutto bello, il ponte è figo e ci prendiamo anche un souvenir. Dai, andiamo a casa. Qua ti fa anche vedere con il vento come si potrebbe flettere il ponte. Ci sono proprio le cose tipo il ponte. Però non si stacca. Cioè, probabilmente ti caghi addosso, però si fa una cosa del genere. Però non si spacca. Adesso siamo andati a cena e abbiamo ordinato il Poke Trio, perché assomigliava a Luke Trio. E quindi è arrivata sta roba qua. Spero sia buona. E per una volta Stefano non ha finito di mangiare. Prima di tornare a casa, una piccola sosta a un mini market, il classico americani. Ovviamente Oreo. Acqua, perché l'acqua del rubinetto qua è orribile. Sembra quella della fogna. Stavamo guardando qualcosa in giro qua e abbiamo visto sta cosa.
Secondo voi raga è radioattiva? Banderita, Mexican gelatin. Ok, questa è ancora peggio raga, dove sta raccolta? È vomito di barbone. E Stefano ha notato che qua i Kinder sorpresa costano 5 dollari. Manco ci fosse il regalo d'oro. Sorpresa è il prezzo, c'è la sorpresa dentro e fuori.